Il consiglio del secondo quartiere si riunisce all'aperto allo svincolo di San Filippo con i rappresentanti dell'amministrazione comunale per parlare della nuova collocazione del mercato Zaera oggi su Viale Europa. Lunedì scorso la decisione del sindaco che ha annullato la determinazione precedente, contestata, di trasferire le attività commerciali nel rione Palmara. Tutti favorevoli adesso sul mercato a San Filippo, ma l'accordo manca sulla zona specifica. Il consiglio della seconda circoscrizione indica un'area con parcheggi già realizzata in prossimità del Pala Rescifina. Il comune ha invece accolto la proposta della porzione di territorio all'incrocio tra la strada statale 114 e la via che conduce al villaggio di Santa Lucia. Ed ecco le due aree in questione. Alle mie spalle la soluzione è proposta dal consiglio del secondo quartiere. Siamo a pochi metri dal palazzetto dello sport di San Filippo. Il vantaggio sarebbe quello di avere un parcheggio di proporzioni importanti al servizio della struttura. E questa invece è la destinazione ambita dai commercianti che attualmente operano al mercato Zaera di Viale Europa. Si tratta di un terreno di buona parte di proprietà del comune, il resto è di privati, dunque l'operazione sarebbe più complessa. I commercianti tuttavia preferirebbero venire qui a pochi passi dalla strada statale 114. Il presidente del secondo quartiere, Giovanni Di Blasi, non ha dubbi, l'area da scegliere è quella più vicina al palazzetto dello sport, con minore impatto sulla viabilità e maggiori possibilità di sosta. Diciamo sì al mercato nella nostra circoscrizione perché rappresenta una risorsa per noi, però l'area da noi individuata è un'altra. Qui ci sono grossi problemi su quella individuata dall'amministrazione comunale. Non capiamo perché l'amministrazione comunale sia tornata indietro ritenendo idonea un'area che evidentemente si trova al centro di un caos viabile, è priva di servizi, priva di parcheggi. Priva di ogni genere di servizi. Noi abbiamo individuato un'altra area che è comunale, confronto all'altra che è privata, un'area comunale a valle del villaggio CEP, dotata di servizi, dotata di parcheggi. Non si comprende appunto la scelta dell'amministrazione comunale, non si comprende sia nel metodo che nel merito, perché ancora una volta la circoscrizione non è stata consultata assolutamente. Per quanto riguarda il quartiere, è un parere che noi certamente valuteremo e rispetteremo. Dovremo chiedere naturalmente i pareri all'urbanistica, alla viabilità, ai vigili sanitari, ma io ritengo che per l'area che io ho visto, che in questo momento peraltro restituiremmo un'area assolutamente degradata alla città, e per le risposte dei cittadini che hanno intasato anche i centralini del mio dipartimento, perché questa è una zona molto ricca che abbraccia Pistunina, Santa Lucia, Santa Margherita, la zona sud, sono particolarmente felici. Io sarei moderatamente ottimista. C'è anche un'area di privati, dovremmo stabilire esattamente, ma questi saranno gli uffici preposti che ce lo diranno, quanti sono i metri quadri a disposizione del comune e quanti sono quelli dei privati stessi. Ma io ritengo che anche con la stessa area comunale, per le notizie che ho, ma comunque non le posso confermare, l'area potrebbe essere sufficiente a contenere gli operatori dello Zaera. Ma in caso di esproprio, i soldi li ha il comune? Evidentemente, se il sindaco si è espresso in questa maniera, evidentemente reperiremo queste somme.